Se sei arrivato in questo canale, molto probabilmente sei un appassionato di fotografia o magari ami i viaggi e ti piace appunto immortalare i posti che visiti e magari hai da poco acquistato la macchina fotografica, quindi ti reputi un principiante. Bene, questo canale è dedicato proprio a te che ami la fotografia di paesaggio, che magari sei appena arrivato in questo mondo e vuoi approfondire, vuoi migliorare le tue capacità nella fotografia di paesaggio. E oggi andiamo a parlare di quattro cose veramente importanti per quello che è la fotografia di paesaggio. Non parleremo di tecnica, ma parleremo di attitudine alla fotografia di paesaggio. Ma senza dilungarmi troppo, iniziamo subito. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick. Bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Se non siete ancora iscritti al canale, questo è il momento giusto di farlo per non perdervi i miei prossimi video e i prossimi contenuti che pubblicherò sul canale per voi. Andiamo a vedere questi quattro punti, queste quattro cose che miglioreranno sicuramente il tuo processo e la tua fotografia di paesaggio. La prima cosa fondamentale per la fotografia di paesaggio è la ricerca della location. Perché possiamo essere bravissimi nella tecnica, anche nella post-produzione, ma se abbiamo una location pessima, dove la luce è pessima, dove non ci sono soggetti, dove è tutto un po' troppo piatto, ecco, potremmo essere bravissimi, ma lo scatto comunque non sarà uno scatto al top. Quindi la prima cosa da imparare per la fotografia di paesaggio è la ricerca della location usando Google Maps, usando tante altre applicazioni che ci aiutano in questo. Anche solo su Instagram potete guardare le foto di posti che vi interessano e pianificare il viaggio in quella location. E la seconda cosa da imparare appunto è pianificare il viaggio per fotografare la location, il posto che avete deciso. Possiamo andarci in diverse stagioni dell'anno, possiamo andarci in orari diversi, in climi diversi, magari se è appena piovuto quello può essere un buon posto, oppure magari deve esserci una luce perfetta perché sennò non risalta al meglio. Per esempio in un bosco è molto bello andarci appena dopo che è piovuto, perché si avrà questa foschia, questa nebbiolina in lontananza che darà tantissima profondità all'immagine. Invece, in una splendida giornata di sole, conviene andare in posti dove magari abbiamo qualche ombra data da alte montagne, data da alberi, ma non troppo fitti come può essere una foresta, perché altrimenti sarebbe tutto al buio. Quindi la pianificazione dello scatto e del viaggio per andare nella location in cui vorremmo fare lo scatto è fondamentale. Inoltre, se volete fotografare la Via Lattea o l'alba e il tramonto in determinate zone, dovete informarvi molto, molto bene prima, perché altrimenti rischiate di andare là e c'è magari la luna piena e non riuscite a fare la foto della Via Lattea, o magari il sole tramonta alle vostre spalle dove magari volevate fare lo scatto e quindi non avrete la magia del tramonto. Stessa cosa con l'alba. Quindi il secondo punto, la seconda cosa molto fondamentale nella fotografia dei paesaggi è pianificare, pianificare e pianificare. Il terzo punto di questo elenco è una cosa molto importante che ripeto spesso nei miei video, è arrivare sempre in anticipo sul posto per fare il nostro scatto. Se abbiamo pianificato di fare l'alba, per esempio, e sappiamo che l'alba inizia alle 5 del mattino, bene, noi dovremmo arrivare almeno un'ora prima, quindi alle 4, perché per tanti motivi può capitarci un imprevisto mentre andiamo alla location, quindi avremo un po' più di margine per magari ritardare un pochino. Potremo trovare sicuramente inquadrature diverse e provare più inquadrature, perché avendo un'ora di tempo, non staremo fermi ad aspettare ovviamente ragazzi, ma ci muoveremo, esploreremo la location, proveremo composizioni diverse, troveremo soggetti diversi, magari proveremo qualche lente diversa, magari un grandangolo, un tele, eccetera, eccetera. Quindi avremo molto più tempo per enfatizzare e ottenere scatti migliori e diversi durante il nostro shooting, cioè nel momento perfetto in cui la luce è la migliore. Lo stesso discorso ovviamente ragazzi vale sia per il tramonto che per qualsiasi fascia oraria che avete deciso. E il quarto punto si riallaccia molto al terzo ed è capire l'importanza della luce all'interno della nostra scena. Se abbiamo un po' di nuvole, la luce nella nostra scena cambia continuamente, soprattutto se c'è un po' di vento. E noi dobbiamo essere bravi a catturare il momento perfetto in cui la luce è perfetta, se appunto vogliamo ottenere uno scatto al top.
E inoltre non fissatevi, non focalizzatevi soltanto sulla prima composizione che trovate e sulla prima, diciamo, taglio di luce, sui primi tagli di luce che trovate, ma provate, cambiate angolazione, cambiate punto, cambiate focale, cambiate soggetto, scattate un po' in verticale, un po' in orizzontale, comunque provate tantissimo, e questo vi aiuterà tantissimo a crescere, perché poi quando andrete a vedere le foto in post produzione capirete quale scatto è migliore, quale scatto si poteva evitare, che tipo di soggetto ho utilizzato per ottenere la foto migliore, che luce c'era quando ho ottenuto la foto migliore, perché ovviamente a casa deciderò quali sono le foto migliori, e andando a editarle capiremo subito qual è la nostra foto preferita e magari quella che va scartata. E questo procedimento ci aiuterà tantissimo a imparare e migliorare sempre di più nel mondo della fotografia. Per il video di oggi, ragazzi, è tutto. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo immediatamente e premete la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti su questo canale. Io pubblico 2 video a settimana, uno il martedì e uno il venerdì alle 10. Like se questo tipo di contenuto ti è piaciuto e per aiutarmi tantissimo a far crescere il canale. Seguimi su Instagram, Nicolas Toninelli, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!